abbiamo individuato, vedremo adesso con quali modalità, dalla settimana prossima, le due strutture dell'Istituto Teramo 3, De Jacobis e San Berardo, che al momento hanno spazi e disponibilità all'interno di aule per poter ospitare i ragazzi delle medie e delle elementari, li chiamo così per semplificare. Quanti Dovrebbero studenti? essere 7 e 7, quindi 7 classi, almeno questo è quello che Sì, la preside ha comunicato, delle scuole medie e 7 delle scuole elementari. Quindi vedremo adesso sull'Istituto Teramo 3 come poter distribuire, senza creare ovviamente disagi a nessuno, meglio i ragazzi. Quindi queste sono le risposte che nell'immediatezza abbiamo subito messo in atto e messo in si campo. potrebbe ipotizzare già da lunedì, secondo lei, sindaco? Vediamo, stiamo già lavorando, però ci sono delle questioni logistiche e anche e soprattutto confrontarci con la preside, con la professoressa Catacuzzena, che l'ho già sentito, per capire appunto come meglio distribuirle tra le due scuole. Quindi faremo prima possibile, perché vogliamo che l'attività didattica sia interrotta per il tempo più breve possibile. Siamo già al lavoro, soprattutto questo fine settimana cercheremo di definire e chiudere le questioni. Quanti sono i ragazzi del convitto che hanno bisogno di entrare appunto in una struttura ricettiva? Diciamo che per fortuna sono pochi rispetto ai numeri del convitto che sono aumentati e duplicati, se non addirittura in alcuni casi triplicati rispetto allo scorso anno. Molti genitori sono già venuti a Teramo a riprendere i ragazzi. Al momento parrebbe che siano soltanto 5 i ragazzi che hanno la necessità di avere un pernotto. Li abbiamo già trovato una struttura che li accoglierà insieme ovviamente alla vigilanza, perché alcuni sono minori e quindi è necessario che ci sia anche la vigilanza con loro.